La tua tipa quando prendi i cazzi fa. Ragazzi, ciao, grazie. Siamo tornati qui con un nuovo video. Nell'ultimo video di In Segreto avevamo detto che se ce lo chiedevate in tanti, avremmo fatto Stardoll. E oggi siamo su Stardoll. Sì, siamo su Stardoll. Stardoll o Stardoll? Stardoll. 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 Ok, Stardoll. È Sardo. È Stardoll. Allora, oggi siamo su Stardoll. Io non so assolutamente come cazzo funziona questo gioco. Qua c'è scritto scegli la tua Stardoll. Questa era quella che abbiamo preso sul video di In Segreto. Sì. Però dice deve cambiare un po'. Questa è molto elegante. Ci sono anche gli uomini, ma io opterei per le donne perché noi abbiamo. Perché ci piace la figa. Esatto. Questa anche è carina. Siamo per quella elegante? No, io direi quel cagnone biondo di prima. Lei? Sì. Questa è proprio. Ok, continuiamo. Adesso lo dobbiamo buildare. Ah, ok. Che sicuramente in termini, cioè nella community di Stardoll si dirà così, sì, buildare. Sì, sicuro. Capelli. Lo sai che mi piacevano quelli? Questi qua. Ecco, questi è proprio un bruttita. Sì, che ti fatto. Io non te la do mai. No, te lo succhio tutto. Io non te la darò mai. Ce l'ho solo io. Questa è più da bocchinara. Ah. Sì, questa sì. Questa è un po' più da innocente. Questa è sempre tato. Questa è quella da, è questa quella giusta. Vai, vai. Il vestito sinceramente a me piaceva quello. Cioè, gli dà molto l'aria da. Comunque va bene così. La chiamiamo Irina. Irini. Oh, non riesco a scrivere. Irina. Password. Emeraldirina. C'è sta tutto. Bello. C'è sta tutto. Emeraldirina. Letters and numbers. Anno. La facciamo del 2000. Non sapevo. Mese. Qual è il mese più cagnesco? Agosto, ovviamente, perché si scatenano le. Io direi un bel 60. Ah, 60. Ovviamente i mesi hanno 31 giorni o 30, anche 28 ci sono. Io direi che quello che si avvicina più a 69 è la sua metà, che è. Non c'è sta. 34 e mezzo. Non c'è 34 e mezzo. Neanche meno 3,5 fa 31. Ok, ecco la nostra Emeraldirina. Hey Emeraldirina, welcome to your home. I'm Cali. Fammi leggere però. What? I'm curious to see what you got. Ok, ci hanno fatto un regalo. Apriamolo. Un dildo. Un bel divano con un tappeto che sta sopra le ginocchia di Emeraldirina. Avevo l'altro. Apriamo anche l'altro. Un comodino. Mamma mia. Ma non sei contento? I comodini. Un comodino. Porco due moscerini. E adesso c'è quello col fiocchetto che non dobbiamo perderci. Sono soldi. Questi vanno sempre bene. Questa è per la tua ultima prestazione, Meraldirina. You can use your $10 and third coin to go to shop for something. Take the time. Ok, sì. Possiamo usare questi soldi per. Ok, hai finito, Calli? Hai camminato un po' troppo, Allora, take your time. Ok, dobbiamo organizzare. Ok, come l'arrediamo? Allora, direi il tappeto lo mettiamo qui. Esattamente, bravo. Aladdin. Ma si può muovere lei? Ah. Oh, ti levi dal cazzo. Sì, ho capito. Ok, lasciamola così. Ok. Io direi di metterci. Vabbè, dai, il tappeto lo mettiamo qui. Ah, puoi spostare tutto insieme. Oh, mamma mia, quanto è fatto male. Oddio. Allora, il comodino. Allora, lei balla la lap dance, quindi per deformazione professionale. Sta sopra. O anche. Okay. Vedi la vegetazione. Ho badato idea. Non si depila proprio, Allora, la pianta la mettiamo qua. Ah, ok, qua possiamo comprargli qualcosa. Tipo gioielli, cazzi e mazzi. Questa quanto costa? Un botto. 92, noi ce l'abbiamo 700. Allora, lei. Che ti da cagna? Io so che sono da gatta in realtà, però da cagna. Come ti stanno? Ti stanno? Le famo? Sì. Ma costa 4, Una cifra. Compra. Oh. Sì. Sì. Io voglio comprare i trucchi. Sono di bellezza. La trucchiamo un po', dai. Allora. Trucchi. Non ci stanno. Non ci abbiamo trucchi. Non sai che devi comprare. Eccola. Okay. Vai, su tutta la faccia. Non cambia un cazzo. Ecco, ecco, qualcosa sta cambiando. È veramente fatto di merda. Ok, cambiamo. Rossetto. In fronte però. Chiude così non si può mettere. No, dai. No. Ma che cagata è? Dress up. Lady Gaga, Liam Payne, Kendall Jenner, direi. Allora, vestiamo Kendall Jenner. Spogliamola, no. Ok. Fatto. Finito il gioco. Dai, come la vestiamo? Orribile. Fa sfarate proprio. Questo è proprio tipo da maniaco quello che va al parco. Fa. Come si mette? Non lo so. Come si mette? Ma due spalle gli dava fastidio. Ah, wow, molto sexy, Un botto. Ok. Basta. E che schifo. Scusa. Ma ragazzi, c'ho stile. Ma che schifo. Ma che cazzo. Ma hanno gonfiate botte. Ma come l'ha truccata, oh? Io non so buono. Ok, questo io possiamo. Oh. Così pare il diavolo. Come glielo devo mettere?
fa più subito. Prima cosa si fa regalando gonfiate e botte. Così, guarda. Bello, due corna grosse così. Ah, ma non so corna, so ciuffetti dei capelli. Ma davvero? Ma che merda! Non hanno senso allora così. Famo finta che so corna. Ragazzi, sono corna. Non so corna, sono belle le corna. Ehi, Dracula! Vai! Dracula, ok. Che ricordava sia Dracula. Mani. Dobbiamo comprare lo smalto, Mateusz. Dobbiamo comprare lo smalto. Sì. Sì. No, come si compra? Dove si compra? Ok. A caso, vai. Quello col cuore. Un delfino. No, il cuore. 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 Un altro cuore. Ah, questi sono stickers per le dita. Ma come cazzo hai fatto a missare l'unghia? Wow. Ah, abbiamo finito i soldi. Wow. Bello il tatuaggio. Leva il cuore del merda. Ok. Non possiamo comprarli. Ah, vabbè, facciamo finta di sì. Facciamo finta di sì, che? Vai, bam, così, tam, vai. Vai, che bello. C'è proprio una macchina. Questo cos'è? Un piercing. Che cazzo è se fai piercing? Ma raga, ma che mano de bella che abbiamo. Porco due. Guarda. Quella non è un'unghia, è il come un tatuaggio. Vabbè, io la voglio questa come queste unghie, ok? Vabbè. Ma che è? È una retina? È un'impronta digitale. Minigiochi. Dream Horse. Sì, i cavalli. I cavalli. Brush Me. Oddio, che bello. Seriamente? Sì. Ma che cagata è? L'occhio, graffiamolo. Trattamento animale. Dress Me. Ok, adesso quale prendiamo? Quello là. Questa tovaglia? Sì. La tovaglia. Ok, poi la sella. Come si mette? Come si mette? Più avanti, così? Più avanti, più giù, più di sinistra, destra, destra, sinistra, avanti, indietro, su. Oh! Così? Sì, più o meno. Poi? La carota, sì, metti in culo. Questa che è? Ma che rate, ma che è sta roba? La coda, le treccine, Bob Marley. Che grevata. Oh, e lascia. Vai, copriamo tutto, vai, vai. E adesso come si va avanti? Non so. È finito qui il gioco? Mi sa di sì. Comunque io vorrei tornare al My Home. Con quei dentini. Calli. Oh mamma mia, che collo questa! L'unica mia che c'avevo. Mamma mia. Eccola. Levati dal cazzo, non te voglio, non sei amica mia. Basta. Ho deciso che mo la rovino questa. No, pelata, zi. Azzi, qua pare che l'hanno gonfiata. Salva. Ok. Andiamo a casa e voglio vedere com'è. Questa ne esce più di casa. Devo cercare di fare la cover girl la pelate. Eccola. Mamma, quanto sei brutta. Oh, Calli, hai rotto il cazzo. Mamma mia. Ma ce l'hai con Calli. Oh mio Dio, oh mio Dio. Che palle. Tiè, mettito in testa. Vaffanculo. Mamma mia. Allora, facciamo una cosa creativa. Questa è arte e si chiama ragazza sola in mondo di moda che però si fa pelata per non far sembrare che lei ha interessi della moda, ma allo stesso tempo lei ha tutti i vestiti a casa e sopra il tappeto c'è un comodino che non è lì per un motivo, è soltanto un'aggiunta del poeta. Ho capito, ma scusa, questo è tutto il nome dell'opera? Sì. Me coglioni. No, la sto spiegando. Ah, no, perché poi c'è questo si chiama ragazza... Una poltrona volante che indica il fatto che lei non si può sedere perché deve essere troppo... Io volevo fare una cosa seria. Perché è troppo impegnata a farsi bella. Però la stessa voglia di farsi bella la porta alla rovina. Infatti gli cascano i capelli. Sì, infatti mo c'ha i capelli al naturale, vedi. Questo comodino significa la stabilità della la struttura umana contro la non stabilità dell'effimera bellezza. Mentre il tappeto dovrebbe raffigurare Aladdin, sì. Ok. Però Aladdin non c'è, quindi... Poi c'è questa cosa che non so neanche io cos'è e questa significa l'ignoto. L'ignoto che si cela dietro ognuno di noi. E poi ci sono i libri di moda che sono sotto alla moda stessa. Sono i pantaloni. Ma vai, spiega perché. Perché? Perché non importa quanto studiamo moda. Ci saranno sempre i pantaloni più belli. E si intravede un... una finestra. Ah no, c'è un pelo di figa. A destra, no. Un pelo di figa. No, si intravede una finestra a destra. Quella si chiama libertà. Libertà che però è coperta dalla poltrona dove lei non si può riposare e che lei quindi non può raggiungere questa libertà perché è chiusa nel suo mondo di moda e del doversi fare. Ma si droga comunque, per forza. Adesso voglio che voi ci tagliate su Instagram con la vostra creazione creativa. Non lo fate. Per favore. E sotto mettete la spiegazione tipo quella che ho dato io del vostro quadro. Questo è il nostro. Ragazzi, con questa perla di saggezza, Cheat Darryl, penso che vi abbia commosso, dai. Cioè, sono un nuovo botto. Un nuovo un uomo nuovo.
un uomo per lei. Un uomo. Cioè, sono un nuovo poeta dell'arte contemporanea. E io sono Darryl. Lui è alla mia spalla, nonché aiutante. Un Babbo Natale. Comunque, io ci becco al prossimo video. Spero vi sia piaciuto. Se vi va che continuiamo a star doll, non so come, perché non so che cazzo fa. Però, se volete, scrivetecelo qua sotto. E ricordate di taggarci sulle vostre opere d'arte. Dai, grazie, è tutto. Ciao.